Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo», e dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre. Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Il Vangelo di oggi continua il lungo discorso sul pane di vita che abbiamo oramai iniziato a meditare due domeniche fa. Gesù mostra la sua intenzione di nutrire il popolo non solo con il pane materiale, ma soprattutto con la sua parola, con la sua presenza in questo mondo e infine, prima e già dalla sua dipartita, con il dono dell'Eucaristia che rimane per sempre nella Chiesa. Ma in coloro che lo ascoltano al tempo del Vangelo c'è un vizio dilagante, come già era nell'Antico Testamento. La mormorazione, un lamento sommesso per la situazione difficile, che è sfiducia nei confronti della leadership di Gesù ed è un incitamento nascosto agli altri di fare altrettanto, di essere dubitanti, di essere lamentosi. Questo è pericoloso per la vita della Chiesa. Nelle comunità parrocchiali questo vizio semina diffidenza e sospetto, limitando la creatività e la bellezza dello stare insieme. Nella vita comunitaria dei religiosi, invece, riesce ad incrinare la solidità delle comunità e guasta i rapporti fraterni. L'antidoto a questo deplorevole comportamento umano è quello di pregare per gli altri. Mettere nella nostra invocazione a Dio il nome e il cognome, per così dire, dell'altro che ci sta vicino e che magari è appunto mormorante, non ci permette di continuare a considerarlo solamente come uno che disturba e che non collabora ai progetti di Dio. E anche se trama per sfiduciarci, la preghiera impedisce che la mormorazione si propaghi in noi. L'altro che mormora, visto in Dio, non è mai un nemico da sconfiggere, ma sempre rimane una persona a cui porre attenzione e nella quale avere pazienza e fiducia, che possa ritornare alla saviezza del rapporto schietto di verità e parresia con Dio. Vediamo dal comportamento di coloro che stanno intorno a Gesù e soprattutto da ciò che lui risponde, che il suo essere dono non costringe ad essere ricevuto per forza. Quella che Gesù fa è un'offerta che suscita la domanda nella libertà del cristiano. È il modo stesso di essere di Dio, una libertà assoluta, una libertà liberante, una libertà che riempie, ma una libertà che va accettata. E Gesù, che discende dal cielo, è colui che dona la vita eterna agli uomini. Egli è il mediatore tra il Padre celeste e il mondo. Da solo il mondo, altrimenti, non potrebbe accogliere la vita del Padre. Gesù è allora il pane per la vita eterna, perché il tempo è nelle sue mani. La finitudine del tempo, il suo passare incessante,
il suo distruggere imperi, dinastie, generazioni, templi e anche lo stesso ricordo dei nostri cari e di quanto di bene hanno fatto. Tutto questo sembra che dia la vittoria al tempo, ma in effetti c'è un'altra verità. L'amore è ciò che sopravvive a tutto e l'amore è Gesù che risorge. Non è il tempo a comandare sulla vita, ma è l'amore che stabilisce la vita e la fissa oltre il tempo, per sempre. Ecco, allora chiediamo nella nostra preghiera allo Spirito Santo di saper riconoscere Gesù, pane di vita eterna.